partecipato al concorso Veneto con il cortometraggio The Long Travel. Allora, come ti è venuta in mente l'idea per questo cortometraggio? Mi è venuta in mente guardando un video musicale che in realtà era completamente diverso, però poi ripensandoci è venuta questa idea. Hai usato nella prima parte del video la tecnica della stop motion, dopodiché hai continuato con una ripresa dall'alto. C'è un regista in particolare magari a cui ti sei ispirato per questa tecnica? Ok. E niente, dopo aver partecipato a questo concorso, hai intenzione di continuare in futuro con la carriera di regista? Sì, è hai progetti per il futuro di cui vuoi parlarci magari? Mi piacerebbe, dopo aver finito la mia scuola, che è la Valle di Padova, e magari continuare con l'università sul cinema. Va bene, bello. Grazie mille per essere stato con noi oggi. Abbiamo qua inoltre anche Massimiliano Groggio e Vasco Boetto, che hanno aiutato Alessandra nella realizzazione del corto. E volevamo sapere, in che modo avete aiutato nella realizzazione del corto? Io principalmente facendo piccole scene nel video. Io ho partecipato anch'io sì, a piccole scenette, poi ho aiutato Alessandro a sistemare inquadrature e gli oggetti in scena. Avete anche voi progetti per il futuro? Volete parlarci? Io attualmente no, insomma, novità questa qua. Anch'io farò come Alessandro, mi baserò sul disco, cioè farò anche un video. Grazie mille per oggi e niente, in bocca al lupo.